Salve e benvenuti e bentornati nella nuova puntata della monografia su Ingmar Bergman. Questo episodio è il numero 23 e siamo dinanzi appunto ad un nuovo lungometraggio del regista svedese e questa volta è Sasom in Spiegel, ovvero Come in uno specchio. Ora, sì, è un episodio piuttosto importante perché questo film è piuttosto importante e quindi cercherò comunque di essere breve dove devo essere breve e di essere prolisso dove purtroppo mi toccherà essere prolisso. Ora, io non ricordo se negli scorsi episodi quanto avevo approfondito degli anni 60, cioè del 60 precisamente e poi del 61, perché appunto questo film è girato appunto è girato nell'estate. Diciamo del 60, e dunque avrei cioè vorrei ritornare un minimo alle attività, appunto, a ciò che riguarda la sua vita, alla vita appunto di Bergman, tra il 60 e il 61. Questo perché questo film, o comunque l'idea che c'è alla sua base, è profondamente plasmata e modellata appunto sulla sua vita in quel momento, che era profondamente, cioè era entrato in una fase di profondo cambiamento rispetto a prima. Infatti, se vi ricordate, prima Bergman divideva la sua vita, cioè il suo anno, tra il teatro e il cinema, il teatro di Malmö, dove lui era re incontrastato, e poi l'estate sul set, dove appunto era re incontrastato, o perlomeno da pochi anni a questa parte. Cioè, dopo i primi clamorosi successi sia di critica che di pubblico. E ovviamente con il cambiamento, quindi col suo trasferimento da Malmö a appunto Stoccolma, la vita cambia perché lui comunque non è più nel suo ambiente familiare, familiare nel senso di dove lui era, diciamo, in controllo totale. Sapete quanto Bergman abbia sia nei suoi film, ma anche proprio lui come persona, questa ossessione del controllo, e quindi quando lo perdi, o comunque, diciamo, sei in un ambiente nuovo, lo spaesamento ti assale e quindi non può far altro, soprattutto se sei una persona come Bergman, così sensibile, così diciamo tendente a proiettare tutto ciò che ti riguarda in maniera interiore sulla tua arte, appunto non può che condizionare i film che andrei a girare. Ora, se non so se l'avevo detto, però penso proprio di sì. C'era stato un matrimonio molto di recente, con la signorina Laretey, che è appunto una pianista che aveva già collaborato addirittura con Bergman al piano, se non sbaglio, ma ve l'avevo detto sicuro, cioè nel film precedente che abbiamo analizzato, ovvero L'occhio del diavolo. Lei era comparsa appunto in queste dita che suonano il pianoforte. E il matrimonio c'era stato nel 59, e la vita di Bergman era cambiata appunto perché lui adesso viveva in una villa poco fuori Stoccolma, e conduceva proprio una vita borghese, una vita che dovrebbe essere in teoria stabile, una vita diciamo regolare. Ma diciamo, non più quel girovagare, diciamo, più che altro quello andare da una parte all'altra senza questa fissa dimora. Invece adesso c'era diciamo, questa casa che era proprio come se fosse un mettere le radici in una vita un po' più comune. E infatti Bergman in questa casa di cui parlerà la definirà appunto come un colossale carrozzone da circo. E proprio perché era piuttosto grande, e in questa vita appunto trascorreva con la moglie delle serate calme. Lei comunque si leggeva a vicenda testi, soprattutto di letteratura russa, andava nei concerti, e Bergman appunto grazie alla moglie conobbe anche importanti nomi del panorama musicale, come per esempio Stravinsky. Comunque, una nuova vita praticamente, però questa nuova vita, che dovrebbe essere sinonimo di stabilità, non è, diciamo che si rivelerà un po' diversa. Allora, come detto, nel 60 Bergman ha girato Come in uno specchio agli studi Rosunda e sull'isola di Forò, gli esterni più che altro, bene, gli interni ai Rosunda e gli esterni su quest'isola. Ora, il discorso sull'isola di Forò, per un minimo, per
diciamo, quelle persone che un minimo conoscono Bergman sanno che è Bergman, cioè l'isola di Volo è il correlativo oggettivo dello stesso autore, perché Bergman troverà quest'isola proprio con questo film e sarà l'inizio non solo di un amore immenso, ma di una vera e propria collaborazione natura-regista come poche se ne sono viste nella storia del cinema. Quindi, addirittura Bergman dedicherà all'isola dei documentari in seguito, ci andrà a vivere, avrà diverse case sull'isola, questa è un'isola piccolissima nel Mar Baltico, che addirittura era stata usata come appunto zona militare dal governo svedese. E sulla scelta dell'isola ci torneremo comunque più tardi, ma vi basti sapere che comunque aveva anche proprio un... Come se avesse creato una mini comunità su quest'isola, si fece costruire anche una cineteca, quindi organizzava queste sorte di cineforum, quindi anche addirittura studi veri e propri cinematografici, e quindi proprio un vero ecosistema che lui fa impiantare nell'isola, che diventerà né più né meno una vera e propria parte di sé, una sua estensione, dove appunto poter mettere in scena se stesso. Quindi proprio una parte di se stesso che lui ha trovato nella natura. Come detto, dedicherà all'isola due documentari a distanza di una decina d'anni l'uno dall'altro e appunto magari parlando di questi documentari in seguito magari approfondiremo anche il suo rapporto con l'isola, magari in questo episodio ci terremo più sul film. Comunque, passando invece a 61, che è l'anno appunto di uscita di Sesame Spiegel, e possiamo dire che comunque continuano gli spettacoli teatrali, al teatro, al teatro appunto reale drammatico di Stoccolma, che tra l'altro dopo 2 anni lui sarà proprio direttore del teatro, e in questo appunto in questo prestigioso comunque edificio lui metterà in scena proprio gennaio del 61. Il Gabbiano di Chekhov. Poi sempre a gennaio avremo una trasmissione radio, sempre perché comunque lui continua l'attività in parallelo, queste tre vie che ormai 4 in realtà, perché poi si è raggiunta anche la televisione, poi comunque ad aprile La Fontana della Vergine vince l'Oscar come miglior film straniero. Successivamente sempre comunque al Parliamo sempre di una rappresentazione teatrale, sempre ad aprile. Infatti abbiamo la Carriera di un libertino di Stravinsky, all'Opera Reale Svedese, questa volta sarebbe un altro teatro, il Teatro Nazionale d'Opera Lirica e del Balletto. E sempre ad aprile viene nominato, come avevo accennato, consulente artistico alla Svensk. È un po' il ruolo che aveva Öström quando Bergman era entrato appunto proprio come regista esordiente alla Svensk. E esce ad ottobre, il 16 ottobre per la precisione, Sesame Spiegel, quindi proprio come in uno specchio. Poi, sempre invece a dicembre dello stesso anno, esce un film, se non sbaglio, Il Giardino dell'Eden, che ha appunto non la regia, ma la sceneggiatura di Bergman e di Erland Josephson, quindi una co-sceneggiatura. E addirittura a dicembre riceverà un onore, piuttosto, diciamo, un riconoscimento piuttosto importante, ovvero la medaglia d'oro dall'Associazione del Teatro Svedese per lo straordinario contributo artistico. Ora, tornando magari al film, visto che sono passati già 10 minuti e qui ancora si parla della ciccia, allora, partiamo dal titolo. Poi, vi racconto un minimo la trama perché, come sempre, io mi scorgo dopo scontato che tutti quanti abbiano visto il film, cosa che magari non è vera. E poi torneremo un attimo alla sua vita privata per collegarci poi al film. E poi vi prometto che parleremo del film e partiremo a bomba. Ora, il titolo. Il titolo fa riferimento a, per i più, perché io ho qui. Chi è che non è esperto di, no? Bibbia, di cristianità? No, beh, il titolo, come in uno specchio, ovvero in italiano, che è lo stesso significato, ringraziando il Signore, ecco appunto parlando di Bibbia, di quello svedese, quindi qui ci siamo in pieno, il titolo è una citazione diretta della Bibbia. Infatti,
È una frase che tra, cioè un estratto della prima lettera ai Corinti, di, appunto di San Paolo, per gli interessati, il capitolo 12, il capitolo 13, versetto 12. E in inglese, ovviamente, il titolo sarà sempre quello, quindi c'è cioè nella traduzione della Bibbia. Se non sbaglio, la versione. Perché ho fatto le ricerche sul titolo inglese, A Glass Darkly, cioè la versione della Bibbia di Re Giacomo, quindi, che sarebbe la Bibbia più comune nella lingua anglofona. E per la precisione, appunto il capitolo 13, versetto 12 di San Paolo dice: Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. E poi successivamente continua la citazione, però poi la riprenderemo dopo perché comunque ci servirà. Tra l'altro, piccolo trivia, quando San Paolo dice allora invece vedremo faccia a faccia, che poi in inglese è face to face, che appunto sarà il titolo di un futuro film, piuttosto futuro film di Bergman, che in italiano, se non sbaglio, è L'immagine allo specchio o qualcosa del genere, con Lee Ullman. Comunque poi ci torneremo. Quindi questo versetto, questo capitolo ha dato innumerevoli contributi appunto al parco titoli di Bergman. Ora, questo titolo rivela non solo comunque il costante interesse alla religione e la concentrazione di Bergman nell'utilizzare questo paradigma per esplorare la sua interiorità e quindi l'interiorità umana tutta, ma rivela anche quella che è poi la ricerca bergmaniana per eccellenza, quindi se vogliamo la ricerca della conoscenza di se stessi, ma anche quindi se stessi in toto, cioè il fine è proprio se stessi, però ovviamente anche della verità, quindi magari se vogliamo dirla in maniera un po' più esplicita anche di Dio. Infatti questo film, come in uno specchio, è l'inizio, magari se vogliamo sempre parlare di inizio di percorso, di cambio di percorso, perché sia Sven Nykvist nel rispetto della luce, che poi vi leggerò appunto dopo, sia Bergman nell'intervista, parlerà di questo film come comunque di un landmark, quindi proprio di un cambio di rotta, di uno stravolgimento che poi comunque porterà a una nuova fase della sua carriera. Quindi, se vogliamo vederla come un inizio di ricerca, che però in questo caso è ancora come in uno specchio, quindi in maniera confusa. Tra l'altro, io non so se avete presente, cioè perché San Paolo dice adesso noi vediamo in modo confuso come in uno specchio, cioè in teoria in uno specchio uno vede in maniera limpida, no? Chiara. Allora, in realtà questa cosa non è che la vedo citare molto spesso perché forse si dà per scontata, non lo so, però lo specchio, cioè come era uno specchio in antichità? Lo specchio era di, oddio, io non vorrei sbagliare sul materiale, comunque era di metallo, non era di vetro. E appunto lo specchio quindi rifletteva un'immagine opaca, non chiara e limpida come appunto, non trasparente come il vetro. È per questo che San Paolo fa riferimento all'immagine allo specchio come un'immagine confusa. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro perché magari uno dice, è un po' strana questa cosa. Ora, di cosa parla il film? In maniera molto molto rapida perché comunque, come detto, la trama verrà sviscerata dopo e siamo già a 14 minuti, mannaggia. E di cosa parla il film? È ambientato su un'isola, grazie, 24 ore, è il tempo più o meno appunto della storia, e i personaggi sono quattro, abbiamo due personaggi principali e secondari, li vedremo dopo, comunque quattro personaggi, Karin, suo marito Martin, il padre di Karin, quindi David, o David, vabbè, David, e Minus, che è il fratello di Karin. Ora, questi quattro personaggi, quindi come abbiamo detto, fratello, sorella, padre e marito appunto della ragazza, sono su quest'isola in una parentesi quasi diciamo, di vacanza, sì, diciamo, possiamo dire di vacanza,
E Karin è questa ragazza che è affetta da schizofrenia e Martin è il medico appunto che l'ha avuta in cura. Ora, questa vicenda appunto come detto si svolge in 24 ore e non farà altro che rivelare tutto quello, cioè squarciare quell'apparente calma e serenità che come vediamo dalla prima scena regna, cioè sembra regnare appunto tra i quattro. Infatti il film inizia con questi quattro che se non sbaglio all'alba, non vorrei sbagliare, o al tramonto comunque in una situazione di fotografia stupenda, escono dall'acqua. Ridendo, comunque quasi divertendosi, quindi partiamo da qui e finiremo molto male. No, in realtà il finale non è. Non, cioè, diciamo, sì e no, perché comunque diciamo che poi ci arriveremo al finale, però diciamo che non è proprio il massimo dell'allegria. E quindi, appunto, questo film non farà altro che mettere a nudo tutte le. Diciamo i lati negativi o comunque tutte le. I conflitti. Con se stessi e con gli altri sommersi dei quattro personaggi, in realtà dei due in particolare, perché i personaggi principali sono Karin e David, il padre. Karin, che è interpretata da Aria Tenderson, che è il ritorno appunto dopo la rottura sentimentale con Bergman, e appunto il ritorno alla loro collaborazione, un ruolo allucinante. Lei interpreta una ragazza schizofrenica, ma in maniera da brividi. E il cast, beh, abbiamo anche altri due nomi di punta come appunto Gunnar Bjornstrand nel ruolo del padre di David, che è uno scrittore diciamo piuttosto meschino, dove vedremo perché, una persona piuttosto insignificante, scusate questo tono aggressivo, però è veramente un personaggio bieco e piuttosto spregevole, che comunque dopo la morte della moglie, che forse che aveva la stessa malattia della figlia, quindi di Karin, e che lui probabilmente ha contribuito, diciamo, a non far sentire benissimo. Lui trascura i figli, infatti lui ritorna da un viaggio di lavoro e sta per partire di nuovo per un altro viaggio di lavoro. Non solo trascura Karin, che è malata, perché però comunque ha il sostegno del marito Martin, che anche lui è un personaggio piuttosto debole, infatti non è molto importante ai fini della trama. Diciamo che è sì, un medico, però non ha questa grande sicurezza, come un medico magari ci si aspetta che. Si aspetti che abbia, e infatti lui si è sacrificato totalmente, ha sacrificato la sua vita, la sua, diciamo, quasi volontà al curare o comunque allo star vicino, all'accudire, si è annullato praticamente per Karin. E poi è proprio Minus, che è quello che subisce di più l'abbandono del padre, e prima della madre ovviamente per la morte, e prima per la malattia e poi per la morte, ma soprattutto del padre che lo trascura, che non lo ignora, che fino alla fine del film. Più o meno. E invece, Karin è la punta di diamante, è proprio il centro nevralgico intorno a cui ruotano, diciamo, il sistema solare, il sole, appunto, intorno a cui ruotano gli altri pianeti, tra virgolette. E infatti la sua malattia, il suo essere, non è altro che, diciamo, un'allegoria, se vogliamo, della condizione di devianza familiare a cui è stata, diciamo, sottoposta. E se vogliamo possiamo vedere come la sua eredità, la malattia, come eredità appunto del rapporto malsano che ha avuto con il padre David, che addirittura, vi faccio questo piccolo spoiler, la sfrutterà, comunque l'ha sfruttata per i suoi libri. Infatti lui ha preso spunto appunto dalla sua malattia per scriverne nei libri, facendolo di uno scrittore piuttosto di successo, diciamo. È proprio un personaggio, allora, molto spregevole, però anche con la sua complessità, infatti poi lo approfondiremo dopo. Ma siamo già a 20 minuti, ma Dio mi la maledica. Ora, allora, parleremo tutti gli aspetti più tardi, cioè della musica che è fondamentale in questo film. Infatti abbiamo Bach che regna sovrano, di Thoreau che è importantissimo. Tutti gli aspetti dei personaggi, ovviamente, perché questo film è i suoi personaggi. E dopo, dell'idea, quindi da dove origina l'idea di Bergman di fare questo film da camera, perché questo film non è altro che un'opera da camera, è un Kammerspiel, quasi un'opera teatrale da camera messa su pellicola. Infatti, la regia, seppur magnificente, non è
chissà quanto elaborata, diciamo che si, tra virgolette, si limita, e questo limita prendete tra enormi virgolette, perché quando dico di Bergman si limita, è come dire, ma non, vabbè sì, comunque c'è quello che, c'è Van Gogh che si limita a dipingere un campo di che era grano, quello coi corvi, sì, mi sembra di sì, è comunque una regia. Avete presente quando vi rimane il fiato in gola, che non riuscite. Vi toglie il fiato, cioè non è che c'è molto altro da dire a questi. Poi una fotografia, cioè ragazzi, cioè veramente, una fotografia che non ha senso, cioè non ha senso. Cioè, se io dovessi star qua a parlare della fotografia, io dovrei essere malmenato, perché io non sono né degno né adatto né qualsiasi, di fare di questa fotografia di Sven Nykvist, che poi su cui ovviamente torneremo perché è essenziale per capire un minimo il film, ma il film non è che abbia, non è così complesso, diciamo. Come magari altri, che infatti questo film abbandona molto la simbologia, quasi l'esoterismo, se non per ovviamente per le visioni di Karin, appunto derivante dalla sua schizofrenia, quello è solo l'unico elemento un pochino diciamo allegorico, e anche altri elementi fisici come per esempio la soffitta, la carta da parati e un relitto che è presente nel mare, però comunque questo film è molto più asciutto, molto più diretto, ecco, rispetto magari a un Settimo Sigillo, o se vogliamo a Un Posto delle Fragole, che no, abbiamo molto spazio al flashback, all'immaginazione, al sogno, qui invece si sta nella cruda e arida isola di Faurò, quindi nella realtà, più o meno, tra realtà e immaginazione, proprio come Karin. Quindi diciamo, ricolleghiamoci un attimo alla vita privata di Bergman, che ha, come detto, scaturito molto del suo approcciarsi al nuovo progetto. Infatti, a John Seaman, appunto, le cinema se non Bergman, Bergman confesse ad una domanda dell'intervistatore, appunto, su perché ha abbandonato quell'idea di Dio uguale certezza che lui aveva all'inizio, quando si è approcciato diciamo, all'idea originale. Che comunque, come vi ho detto, vi descriverò in maniera efficiente più tardi. Adesso vi voglio concentrare sull'effetto della vita privata sul suo film. È Bergman che ci dice: ci dice che letteralmente dice: ebbe molto a che fare con la mia vita privata il film. E adesso qui vi adesso muoio le sue parole, perché sennò ci stiamo qui, diciamo, tantissimo tempo. E infatti lui ci descrive come c'era stato da pochissimo un cambio totale di vita, da Malmö, e la vita praticamente in teatro, quindi la vita senza regole, senza tempi, diciamo, a una vita in villa, una vita borghese, in teoria una vita ideale, di vita sicura, una vita certa, no? Una vita di un essere umano medio, o di un po' più che medio, diciamo, forse un alto borghese. E appunto lui aveva provato appunto a portare avanti questo modello di vita, diciamo, con una moglie, questa vita normale, però poco a poco ha capito che ha scoperto più che altro che gli stava stretta, cioè che non faceva proprio per lui. È come se stesse cercando in tutti i modi, con questo cambio di vita, di ricreare quell'ambiente familiare che aveva in infanzia. E quindi stava cercando di ricreare un ambiente in cui era cresciuto, ma evidentemente non ha funzionato. E cioè, quando è che una tua idea, magari anche inconscia, la applichi, ti sforzi per metterla in alto, per renderla realtà, ma poi si sgretola, fallisce, cosa succede? Beh, si genera una profonda delusione e il collasso dell'intera struttura, e quindi si genera ansia. E poi Bergman ci dice: qui credo hai l'esatto motivo del collasso del contenuto intellettuale del film, e perché ho portato avanti il film con tale imbronciata ostinazione, un feroce sforzo di volontà con il quale è rintracciabile nella pellicola. E beh, questo comunque è. Si vede nel film, si vede che si cerca di mettere le toppe su delle crepe in un muro tra, citato non a caso, ma si vede che dietro questo muro, dietro queste crepe, si vedono gli spiragli di ansia e soprattutto di instabilità. Infatti poi Bergman, continuando nell'intervista, dice: beh, noi annaspiamo per due cose in una. Per
In parte per la comunicazione con gli altri, per il contatto appunto con gli altri, questo lo aggiungo io. E questo è il nostro istinto più profondo. Ed in parte cerchiamo sicurezza. Con la comunicazione costante con gli altri speriamo di poter accettare l'orribile realtà della nostra totale solitudine. Siamo sempre alla ricerca di nuovi progetti, strutture, nuovi sistemi che possano demolire in parte o completamente la nostra chiara visione che abbiamo della nostra stessa solitudine. Se non fosse così, le religioni non sarebbero mai nate. Beh, mi ricorda molto la battuta off topic di Woody Allen, quella che lui, una delle tante ovviamente che farà a questo proposito, in Basta che funzioni, quando lui dice, quando appunto si scopre che uno dei protagonisti è gay, però lui in realtà era un bigotto di destra, no? E poi però arriva a New York e si scopre che lui scopre di essere appunto gay, cioè si rivela e appunto diventa una persona totalmente diversa. E appunto Bergman dice, Woody Allen dice, se non ci fosse la repressione sessuale in questo paese l'associazione Armin chiuderebbe subito. Ecco, più o meno il discorso è quello. Comunque, adesso avete capito comunque il background, spero di avervi fatto capire il background biografico, se possiamo dire, che comunque è, se vogliamo, non così centrale nel capire il film, ma comunque dà delle chiavi di lettura piuttosto importanti. Ora, magari entriamo anche nel film stesso e di come e di dove ha origine. Quindi, come detto, entriamo nella genesi più che altro concettuale del film, dell'opera. Io innanzitutto ci tengo a dir loro che è già passata quasi mezz'ora, che a scusarmi, ci tengo tantissimo perché è talmente tanta la roba che vorrei dire e che tralascerò, che di sicuro mi pentirò amaramente delle scelte fatte e che quindi sarò insoddisfatto del risultato comunque vada, quindi che uscirà troppo lungo o troppo corto, quindi vediamo di sbrigarci per quanto possibile, per quanto comunque non tralasciare niente di essenziale. Ora, il 13 luglio del 60 Bergman aveva tenuto una conferenza stampa in cui appunto aveva annunciato il suo prossimo progetto, quindi che avrebbe girato un film a Foro, e poi ci arriviamo della scelta diciamo del colpo di fulmine con l'isola, e il titolo di questo film sarebbe stato Tapeten, dovrebbe essere Tapeten la pronuncia, che in svedese vuol dire la carta da parati, più o meno ci siamo quasi. E poi però questa idea, questo titolo deriva da un'idea che Bergman aveva scartato per Prigione, se vi ricordate il film che abbiamo analizzato qualche episodio fa, film degli anni, qualche bel po' di anni fa, però poi ci torneremo appunto su questa idea, però poi cambia il titolo e pensa Berkonna Farg, che vuol dire mostra la tua mano, però era un titolo, se non sbaglio, già usato in un romanzo svedese, quindi niente, non si cambia ancora, e appunto per poi arrivare al fatidico Sosomi Spiegel. Allora, tra l'altro, non so se l'ho detto nell'introduzione, gli chiederanno in un'intervista televisiva del 61 come mai questa scelta, perché l'intervistatrice chiede appunto, obietta più che altro che in uno specchio non si vede in maniera oscura, confusa, perché infatti in italiano noi abbiamo perso col titolo, come in uno specchio abbiamo perso questa, diciamo, questa componente di oscurità della visione, che in inglese per esempio si è mantenuta, quindi glass darkly. E appunto Bergman spiega che comunque fa vedere in questa intervista una ricostruzione di uno specchio appunto dell'epoca di San Paolo, appunto perché la citazione biblica è dalla prima lettera dei Corinzi, e fa vedere appunto che lo specchio era realizzato in metallo, o per essere precisi in bronzo, quindi l'immagine che restituiva non solo era distorta, perché comunque non era molto opaca, non come il vetro, ma soprattutto intorno era molto scuro come appunto come riflesso, e quindi appunto da qui si ricollega sia appunto la citazione lo scritto di San Paolo che di conseguenza il titolo del film. Ora magari queste cose già le ho dette nell'introduzione, voi mi menerete e fareste
cioè vorreste menarmi e fareste bene. E allora, annuncia sempre in quella conferenza stampa che questo titolo avrebbe concluso la trilogia dell'espiazione, che era iniziata con Il posto delle fragole e continuata con La fontana della Vergine, e che in questo film avrebbe trovato finalmente la soluzione al problema di Dio. Sì, certo. E tra l'altro, infatti, a conferma di ciò abbiamo il dialogo con l'amico Vilgot Sioman, che tra l'altro darà vita anche all'introduzione delle sceneggiature di cui abbiamo già parlato nell'episodio precedente, quindi le tre definizioni, quindi la certezza conquistata che è questo film, appunto quella di Dio, poi nel film successivo la certezza smascherata e nel terzo film della trilogia, tra virgolette, e il silenzio di Dio o l'impronta negativa. Ora, cosa aveva detto a Sioman Bergman? Aveva detto: quando lo scrissi, pensavo che avevo trovato una reale prova dell'esistenza di Dio. Dio è l'amore, Dio è tutti i tipi di amore, anche nelle sue forme più perverse, e la prova della sua esistenza mi diede un grande senso di sicurezza. Però poi, continuando, dice: che è durata solo fino a quando non ho iniziato a girare il film. E infatti, a conferma di ciò, abbiamo non solo dubbi degli vari critici che l'hanno intervistato, infatti si vede che era partito confidente in se stesso, comunque in quello che voleva rappresentare, però poi questa confidenza ha lasciato spazio a ciò che era già sommerso, ovvero l'ansia, l'insicurezza e più che altro l'essere perduti in senso umanitario. Ora, questa cosa poi ha la sua verifica finale, la prova del 9, nel finale, appunto, perché il finale è questo discorso di David a Minos, dove si parla di Dio, di cosa è veramente Dio per lui, della prova dell'esistenza di Dio che appare appunto molto forzata e non, soprattutto non convincente per quanto abbiamo visto, non solo nell'intera carriera di Bergman, ma appunto nel film, ma poi comunque ci torneremo tranquilli. E addirittura Bergman aveva pensato a fare, torniamo sempre a quella, al pre-produzione, diciamo, aveva pensato di farlo a colori il film, ma poi dopo aver fatto alcuni test con i collaboratori si è deciso di tornare al bianco e nero, anche perché avevano fatto delle riprese di prova, ma non era ancora il momento, sia per i mezzi tecnici sia appunto per il risultato ottenuto. E l'appuntamento al colore, tranquilli, verrà rimandato a pochi anni, nel metà anni 60, quindi ci manca poco. Ora, per quanto riguarda, diciamo, la struttura del film, assomiglia moltissimo a un dramma da camera. Un dramma da camera su un'isola. E non solo per ispirazione teatrale, perché Bergman infatti definirà come In uno specchio il suo film più, cioè uno dei suoi film più di derivazione teatrale, nel senso che il mood, più che altro proprio la struttura, pochi personaggi, pochi ambienti, anzi no, diciamo un ambiente, più che altro diciamo le location sono varie, quindi diciamo l'isola, l'interno della casa, appunto, varie stanze, però comunque di base sono molto poche. Ma soprattutto anche la musica, perché e sulla musica poi ci torneremo, ok, ci torneremo su un sacco di cose, mi rendo conto, perché la musica è di Bach principalmente, e appunto la suite numero 2 in re minore per violoncello non solo è accompagnamento, ma è vera protagonista delle scene più importanti del film, e questo appunto rende il tutto ancor più, come detto, un dramma da camera. Come era un Kammerspiel. Tra l'altro, pochi personaggi che in un bellissimo libro sull'argomento, cioè la musica nei film di Bergman, che si chiama Music and Sound in the Film of Ingmar Bergman, di Luco, se non sbaglio, Alex Luco, appunto lui studia in questo film e studio appunto la presenza di Bach in questo film e paragona non solo i quattro, diciamo, i quattro personaggi a degli strumenti, nel senso per lui ognuno dei quattro è un membro di un quartetto di violoncelli, e
ma appunto fa emergere un intimo momento musicale di intensa emozione umana. Ognuno di questi quattro membri del quartetto, secondo appunto l'analisi musicale, sia poi intertestuale del film e dei rapporti che questi quattro strumenti intercorrono, soprattutto ovviamente tra Karin e David, quindi tra padre e figlia, tra Karin e Mius, quindi tra fratello e sorella, e poi tra David e Minus, quindi tra padre e figlio. Ora però ricolleghiamoci appunto all'idea in prigione. Allora, quindi vi ho detto che c'era un'idea in prigione che non era stata, come detto, usata nel film per vari motivi. L'idea riguardava appunto la nostra protagonista, se vi ricordate, Brigitta Carolina, questa ragazza che è rimasta incinta, diciamo, in tenera età, cioè molto giovane perché quindi, faceva la prostituta. Ambiente degradato, comunque, se vi ricordate, era quella, diciamo, la vera protagonista del film, anche se aveva varie cornici, tra virgolette. Appunto, lei incontrava in una pensione un pittore che attira la sua attenzione dicendole di volerle mostrare qualcosa. E come la luce del sole, no, arrivava in un certo punto, le dice di osservare il muro di questa pensione. E le chiede se vede qualcosa, ma lei all'inizio non capisce, però poi nota che la luce crea una specie un pattern particolare sulla carta da parati, ecco perché carta da parati, che cambia appunto, muta con i raggi del sole. E appunto con l'illuminazione particolare di quel proprio momento specifico della giornata, vede dei volti riflessi sulla carta da parati. E questa specie di giochi di luce fanno sì che si alternino dei volti che sembra di movimento con appunto i raggi solari. E poi c'è questa scena, questa idea concettuale, no? Di loro due che sono fermi, come se il tempo fosse immobile, e loro due che fissano il muro in maniera, diciamo, attoniti. E sempre più volti compaiono, centinaia e centinaia, appunto, man mano che il muro, la carta da parati viene sempre più illuminata. E sente addirittura, appunto, loro due, Brigitte e Carolina nello specifico, dice di sentire un coro di voci, però tutte diverse, alcune che parlano, altre che piangono, altre che ridono, altre che anche proprio toni di voce diversi, quindi amichevoli, giovani, vecchie. E appunto tutto questo coro variegato di strane voci che rende proprio il momento, diciamo, a dir poco trascendentale. E anche si crea questa specie di, si infonde questa specie di musica più che astratta. E appunto Andreas poi dice che questo muro è come se fosse una pellicola fotografica che è magica, che intrappola chiunque sia entrato nella stanza e come se fosse appunto stato fotografato il suo volto e fosse stato riflesso, comunque attaccato o intrappolato nella carta da parati. Però poi ovviamente dopo un po' la magia, tra virgolette magia, si interrompe all'improvviso perché è come se il tempo ricominciasse a scorrere intorno a loro, come la luce appunto cambia di posizione. E Bergman racconta che lo voleva fare tantissimo questa scena, voleva realizzarla con tutto se stesso, però purtroppo a livello tecnico capite bene che comunque risultava, non solo erano anni piuttosto difficili a livello economico. Però vi ricordo che quel film non era ancora con la Svensk, ma era col produttore, un produttore indipendente che appunto non solo reputava l'idea folle, ma anche troppo costosa. Se vi ricordate, Malmsteen era piuttosto rigido rispetto a Bergman, nel rapporto appunto con Bergman, e dice di fermare questa follia, e quindi l'intero episodio, poi non solo la scena particolare insieme, ma l'intero episodio fu tagliato. Però, come abbiamo imparato, quando una buona idea è una buona idea, l'idea è la stessa, ti rimane in mente. Infatti, in Bergman, del 73, egli dice:
Ho sempre pensato da allora di realizzare un film su qualcuno che emerge dalla carta da parati e viceversa. E devo aver individuato Harriet come quel qualcuno. Vedevo una piccola porta nel muro. Tramite essa lei entrava in un altro mondo e poi ne riusciva. Lei era piuttosto felice in entrambi i mondi, ma a poco, quello reale diventava sempre più irreale e l'altro mondo ne prendeva il posto. Questo era il mio punto di partenza. Poi lei sarebbe stata trasfigurata nei volti nella carta da parati e sarebbe scomparsa in questo pattern. Ma mentre stavo preparando il film, mi sono interessato al dramma umano che circonda qualcuno che stava realmente scivolando via. Ciò, si trova nella sua malattia e nel contesto umano che circonda tale sindrome, che appunto qui si parla della schizofrenia. Quindi lui, prende questa idea di partenza che ha avuto, che ha sempre avuto in sé, diciamo, e la trasfigura in un personaggio che è appunto schizofrenico, che non solo ha magari delle visioni, ma anche è in bilico tra due mondi, tra virgolette. Sentì di dover abbandonare tutti gli artifici artistici, di dovermi concentrare semplicemente sul dramma umano, ed è così che nasce questa pièce. La chiamo così non a caso, dato che è una pièce. Infatti poi io qui ho tagliato parte del discorso, lui continua dicendo, e conclude anzi, dicendo che gli aspetti cinematografici di Come in uno specchio sono secondari. Appunto dicendo in conclusione che questo film è il riflesso anche del... è il risultato più che il riflesso della sua lunghissima vita teatrale e mai come questo film si può usare appunto questo termine, quindi uno dei film più teatrali della sua carriera, diciamo, a parer suo. Ora, nelle Cinemasi Lombergman lui fa un discorso piuttosto lungo riassumendo secondo lui qual è, diciamo, la storia, più o meno la struttura del film. Io adesso proverò a riportarvela in maniera riassunta. Spero di riuscirci, non lo so se ci riuscirò. Ora, lui elabora una specie di schema, cioè fase 1, a fase, diciamo, non lo dirò fase 1, fase 2 perché sembra poi un piano di, non lo so, di Mission Impossible, però la struttura è quella. Quindi Dio discende in un essere umano. All'inizio è solo una voce interiore, che è un po' diciamo, l'analogia del concetto di sublime, quindi è sia minacciosa ma anche piacevole. È repulsiva ma stimolante. Poi questa voce diventa sempre più presente, quindi l'essere umano inizia a provare su di sé, dentro di sé, la forza di Dio. Impara ad amarlo e addirittura arriverà a sacrificarsi per lui e si ritroverà spinto nella massima devozione e poi in una vuotezza assoluta. Quindi arriva questo climax, la potenza di Dio nell'essere umano che lo consuma, come se lo bruciasse e per poi rimanere vuoto. E quindi quando la vuotezza si è compiuta, Dio prende possesso dell'essere umano e porta a termine il suo operato attraverso le sue mani. Quindi come se Dio fosse un burattinaio o comunque oddio, come si chiama? Non mi viene in mente il termine, un puppet master. Quindi infila la mano nella sua bambola, che ormai è svuotata dalla sua devozione ardente, e lei inizia a manovrarla. Infine lascia svuotata e consumata questo guscio, questo essere umano, senza possibilità di continuare a vivere in questo mondo. Quindi quest'uomo che è stato svuotato completamente dall'interno, dalla sua fede, ormai, come detto, è un guscio vuoto che vaga per il mondo. E quindi Bergman dice: questo è ciò che accade a Karin, è il confine che lei attraversa, è la bizzarra fantasia sulla carta da parati. Infatti, forse la scena più bella, più incredibile, sia a livello recitativo, e adesso ci arriveremo ad Harriet Henderson, ma anche a livello proprio di messa in scena, è quella di Karin che nell'apice della sua follia torna in questa soffitta, in questa stanza vuota dove c'è un muro con della carta da parati che lei, diciamo, con cui lei entrerà in contatto sia a livello fisico ma anche a livello mentale, e su questo muro c'è una porta che si aprirà e rivelerà qualcosa di mostruoso. Infatti,
Bergman continua: come in uno specchio era un disperato tentativo di presentare una semplice filosofia. Dio è amore, e amore è Dio. Come vi ho detto appunto nel suo discorso con l'amico Bill Gozioman, lui aveva questa intenzione nel realizzare il film. Infatti, sempre qui dice: una persona circondata dall'amore è anche circondata da Dio. Questo è ciò che, infatti, non l'avevo letto prima, cioè mi ero dimenticato, infatti quello poi dice lui: questo è ciò che con l'aiuto di Bill Gozioman ho chiamato certezza conquistata. Ma la certezza conquistata è che in realtà si sgretolerà non tanto nei prossimi capitoli della trilogia, ma nello stesso finale contraddittorio e possiamo dire simile ad un cliché quasi narrativo. Infatti poi dirà che ciò che trova terribile in questo film è che dà un quadro tremendamente rivelatore dello stato in cui ci troviamo, sia dal punto di vista umano, e infatti qui lo vediamo nel rapporto chiaramente con la divinità, sia dal punto di vista artistico, nella nascita dei film. Infatti la figura dell'artista, come fa notare Peter Cowley mi sembra nello speciale, comunque in un intervento per la Criterion, dice che la figura dell'artista, se sempre è stata chiaramente l'alter ego di Bergman in film precedenti come nel Settimo Sigillo o nel Volto, forse il Volto è il principe di questi film in cui l'alter ego di Bergman, l'artista, è protagonista, quante rime incredibili, e qui cambia, nel senso che rimane alter ego di Bergman, ma come profonda critica, autocritica verso se stessi, quindi si denuda, forse a suo parere troppo, con il pubblico. Soprattutto denuda le sue fragilità da artista e la sua meschinità nell'aver, dice Peter Cowley, cannibalizzato coloro che sono intorno a lui, sfruttandoli come per appunto la materia della sua arte, della sua creazione, e appunto presentando un profondo senso di colpa. Infatti, David, lo scrittore, il padre di Karin, non so se ve l'ho detto, però mi sembra di sì, ha usato la figlia, e questo lo vediamo nei suoi appunti che Karin legge di nascosto, appunto ha usato la malattia della figlia come materia da romanzo. Ecco, mi sembra chiaro come questa cosa, magari come ritratto, autoritratto d'artista, sia piuttosto spregevole e magari metterà in crisi lo stesso Bergman nel ripensare a quello che ha fatto. Ora, in maniera piuttosto rapida, parleremo anche dell'attrice, della regina di questo film, ovvero Karin, quindi Harriet Anderson, e del fatto e di come lei, dalle sue stesse parole e poi dal. In realtà basterebbe vederla, perché veramente qui, se c'è qualcuno che spicca tra i quattro, appunto, quattro archi, tra i quattro strumenti, è proprio lei. Lei dà un'interpretazione di Karin, da lasciare senza parole. E da veramente un impersonare la follia in maniera sia fisica, proprio con gesti, movimenti, azioni, anche dalla più banale appunto delle per cioè anche dal più banale dei gesti si capisce quanta proprio passione e quanta più che altro quanto quasi sfogo artistico lei abbia sprigionato in questo ruolo. Infatti, in un'intervista, l'intervistatore, mi sembra Jan Hummel, le chiede di Come in uno specchio e gli dice appunto: hai sempre parlato di Come in uno specchio come un bagno purificante? E lei risponde: credo di non essere mai stata tanto felice come allora. Ero entusiasta di interpretare questa persona malata, usare il mio registro negativo e mostrarlo alla camera, urlare, delirare e fare la schizofrenica. Più urlavo e più persone intorno a me mi abbracciavano, quindi come per dire che è stata veramente un'esperienza non solo intensa a livello umano ma anche a livello lavorativo. E appunto le chiede, quindi possiamo dire che è stata la tua esperienza migliore in termini di riprese cinematografiche? Sì, credo lo sia stata. La gabbia era stata aperta. Ero di nuovo con i miei amici che mi parlavano. Quindi
era proprio non solo sprigionare il suo lato di sé più umano, ma anche quello più artistico, tra virgolette. Infatti, veramente una delle cose più incredibili del film, oltre a tutte le altre, è appunto proprio la sua interpretazione, che è incredibile, veramente incredibile. Ora parliamo un attimo della location, un attimo, location come proprio come borghese, sì, come detto, il luogo di riprese che è Forò. E poi ci ricollegheremo alla fotografia, citando appunto Sven Nykvist, per poi iniziare a parlare della personaggio in particolare, per poi si spera vedere un orizzonte di fine a questo sproloquio. Location. Ora vi riporterò direttamente delle parole di Bergman, tratte da, se non sbaglio, La Lanterna Magica, per appunto chiarire una volta per tutte come Bergman si è incontrato con Forò, che non solo è diventata la perfetta sintesi e trasfigurazione e correlativo oggettivo, e quello che volete voi in questi sensi, non solo di questo film, di questo dramma da camera, ma di tutti, o della maggior parte dei film che verranno, ma soprattutto della sua vita. Quindi, Bergman ci dice: andò in questo modo. Nel 1960 dovevo girare un film intitolato Come in uno specchio. Era la storia di quattro persone su un'isola. Nella prima scena spuntano fuori dalle onde di un mare immerso nel crepuscolo. Senza esserci mai stato, volevo che la scena fosse girata nelle isole Orkney, che, se non sbaglio, sono... Adesso mi correggerò a video, però se non sbaglio dovrebbero essere in Scozia, credo. Gli amministratori, ovviamente qui ho tagliato un attimo perché sennò veramente andiamo da lunghi. Gli amministratori mi fecero il nome di Forò. Forò sarebbe stata simile alle Orkney, ma meno cara, più conveniente, più facilmente raggiungibile. Tra l'altro, mi interrompo un attimo, Forò era stata, se non sbaglio, inaccessibile fino a quel momento. Perché, o comunque anni precedenti, perché era di interesse strategico e militare per il governo svedese. Dopo una burrascosa traversata, attraccammo a Forò. L'auto avanzò strepitando lungo la costa per le strade tortuose e sdrucciolevoli. Nel film c'è un relitto portato dal mare sulla spiaggia. Girammo intorno a una roccia ed ecco il relitto. Un cutter per la pesca ai salmoni, identico a come io l'avevo descritto. La vecchia casa doveva essere circondata da un piccolo giardino con vecchi alberi di melo. Trovammo il giardino. La casa potevamo costruirla. Doveva esserci una spiaggia sassosa. Troviamo una spiaggia sassosa rivolta verso l'eternità. Infine, il taxi ci portò ai Raukar, scusatemi, i faraglioni sulla costa settentrionale dell'isola. Restammo lì in piedi, un po' piegati per far fronte alla tempesta, mentre i nostri occhi lacrimavano a furia di osservare quelle misteriose immagini divine che levavano le loro fronti possenti contro i marosi e l'orizzonte che si andava scurendo. Perdonatemi questa lettura ignobile. In realtà, non so quel che accadde. Se si vuole essere solenni, si può dire che avevo trovato il mio paesaggio. Se si vuole essere allegri, si può parlare d'amore a prima vista. Dissi a Sven Nykvist che volevo vivere su quell'isola per il resto dei miei giorni. Volevo costruire una casa proprio dove sarebbe sorta quella fasulla del film. Sven propose di cercarne una qualche chilometro più a sud. Lì si trova ora la mia casa. Fu costruita tra il 66 e il 67. In realtà, successivamente Bergman ne farà costruire diverse di case a Forò, ma se non sbaglio questo ve l'ho già detto, sia a livello cioè familiare, quindi i vari membri della famiglia, ma più che altro anche a livello cinematografico, nel senso che costruirà anche una cineteca dove invitare persone per appunto far vedere il film. Questo già durante la lavorazione, perché un critico, mi sembra un giornalista, visiterà l'isola durante la lavorazione del film e parlerà di un clima piacevole, di proprio di uno stare insieme, di una convivialità ai limiti della familiarità, e che la sera appunto tutti venivano invitati, sia attori, membri del cast, della troupe, a visionare il film.
a visionare appunto, come detto, film come fosse un cineforum. Per esempio, lui cita una pellicola che Bergman ama molto degli anni 50, ovvero Le vacanze del signor Hulot di Jacques Tati. Quindi, come detto, questo rapporto d'amore che nasce come un colpo di fulmine all'improvviso, cioè trovare, cercare qualcosa, ma inaspettatamente trovare altro. Se non sbaglio, questa è una definizione di serendipity, mi sembra. Mi sembra. Comunque, possiamo riassumere il rapporto, o comunque la nascita del rapporto tra Bergman e Foreau come serendipity. Ma cos'è che, diciamo, è importante dire? È il rapporto con l'insularità. Infatti, come ci insegna Sergio Aricco nel suo libro, l'insularità è palesemente cambiata o diversa tra la carriera precedente di Bergman, dove prima cos'era l'insularità? Era la fuga, era il sogno d'amore giovanile che si alternava alla visione di spettri del passato e del futuro, quindi del passato, quindi la morte, magari il trauma come in Sommerlek, quindi in Un'estate d'amore, o del futuro, nel senso paura della fine, della morte, dell'estate, che era analogia della fine della giovinezza, come in Monica. Questo tema, questa atmosfera, questi temi sono molto piuttosto rintracciabili anche nella tradizione letteraria nordica. Invece qui cos'è l'insularità? È l'aridità, è l'isolamento interiore, è la sterilità dei rapporti umani. Foreau è perfetta per esserne il correlativo oggettivo. Infatti, vediamo in maniera appunto visiva, fisica, reale, la spoglia desolazione dell'io. Quindi, come detto, il correlativo oggettivo dell'aridità esistenziale e umana, in quanto a rapporto con se stesso e rapporto con gli altri, in introspezione che mira a uno scavo piuttosto metafisico, che diventa appunto fisico con quest'isola. E a Foreau Bergman dedicherà non solo la sua vita, non solo la sua, diciamo, produzione artistica, ma anche due documentari che vedremo successivamente. Ma anche questo forse ve l'ho detto. E qui tutto un ripetersi, tutto un disorganizzarsi, tutto un macello. Ora, abbiamo parlato di ambientazione, di location, la fotografia. Serve? No, davvero serve che io dica qualcosa? No, il silenzio me lo lascio per il silenzio e per le luci d'inverno, che lì veramente io. Boh, c'è una parola per. Ci sono degli aggettivi per descrivere i brividi che vi vengono, no? Non lo so se c'è, però comunque, lì proprio da brividi. Qui i brividi iniziano diciamo, a trasfigurarsi, a comparire. Infatti, adesso vi vi citerò un estratto nel rispetto della luce, che è l'autobiografia, vabbè, e la riflessione intera sul suo lavoro, sulla sua carriera di Sven Nykvist, che, come abbiamo già visto nella Fontana della Vergine, ha un approccio totalmente diverso da Gunnar Fischer, cioè il precedente e forse uno dei più celebri direttori della fotografia, del cinema, della storia del cinema. Infatti, se prima avevamo un approccio espressionista, diciamo, da interni e da, vogliamo dire, da studio più che altro, quindi una luce artificiale, un qualcosa di appunto più legato alla tradizione nordica e tedesca, a livello appunto espressionista, quindi le ombre, tutto molto, tra virgolette, falso. Qui con Sven Nykvist, ma non solo qui, ma l'abbiamo visto già con La Fontana della Vergine, sicuramente di ispirazione anche orientale, perché Rashomon aveva un'influenza e avrà sempre un'influenza, sia Kurosawa, ma in generale il cinema giapponese, sul modo di Bergman di interpretare e decidere cosa voleva da un ambiente. Appunto. Qui Nyquist, qui in tutti i suoi film, ha un approccio, diciamo, molto più naturalistico. La luce naturale domina, e domina in maniera assoluta anche il volerla rendere più spietata e cruda possibile. Quindi adesso appunto vi citerò
e ci visiterò l'intervista per chiarire sia il rapporto con Bergman, che qui comunque era ancora più o meno agli inizi, sia in particolare il rapporto con questo film. Ora, come detto, vi parlerò, comunque vi riporterò un piccolo passo delle parole di Sven Nykvist, tratto se non sbaglio proprio dal suo libro, in cui parla del cambiamento, secondo lui, della svolta nel cinema di Bergman, appunto, secondo lui, fatto risalire proprio da Come uno specchio in poi. E quindi, parlando del film, ci racconta dei problemi riguardo la fotografia o comunque delle scelte adottate per appunto rendere al meglio le scene del film. Da Come in uno specchio, i film di Ingmar Bergman cambiarono di carattere. Di sicuro lavorare con Ingmar è stata una rivelazione, ma oserei dire che in me ha trovato una risorsa. Ed un'anima gemella, qualcuno che la pensasse allo stesso modo. Poi comunque continuando questo discorso, si allaccia alla riflessione che porta Come uno specchio nello specifico. Infatti ci dice: alba e crepuscolo sono fondamentali come in uno specchio. Dissi che la luce era diversa tra l'alba e il crepuscolo. Ingmar mi ascoltò. E nella nostra prima settimana di lavorazione iniziamo a girare dalle 4 del mattino le scene all'alba. Tutti erano contrari ed assonnati. Dopo un paio di insostenibili giorni di riprese all'alba, la squadra all'unanimo decise che le scene del sorgere del sole dovevano essere girate al crepuscolo. Un altro problema erano le lampade di paraffina che erano usate in alcune scene serali. E appunto lui ci parla di come queste lampade e il bianco e nero in particolare non era molto sensibile in quei giorni e quindi era difficile nelle scene serali illuminare bene le persone, soprattutto mentre appunto si muovevano o mangiavano. E quindi era proprio difficile far arrivare loro, comunque illuminarli con il giusto tipo di luce. Infatti, poi ci dice: alla fine dovemmo usare dei delle lampade, appunto degli strumenti particolari, veramente sofisticati, molto inaspettati quasi, oserei dire, ovvero le lampadine, proprio le lampadine direttamente elettriche. Lui dice che erano caricate, cioè comunque venivano caricate, azionate da delle batterie che venivano trasportate, portate in giro appunto. Addirittura da delle che avevano messe queste batterie nelle cinture, e lui si ricorda che gli attori si lamentavano appunto perché non potevano concentrarsi a causa proprio di queste cinture che davano ogni tanto delle scosse elettriche. Però comunque dice che tecnicamente fu un successo e riuscirono a trovare quello che stavano cercando, cioè quindi riuscirono a realizzare quello che avevano in mente, e una luce quindi non con contrasti estremi, però quindi molto equilibrata. Infatti si vede dal film che la luce non ha un bianco e nero, non ha dei contrasti forti. E appunto ci dice anche che era il primo film, o comunque tra i primi, di Bergman che in cui si cercava di usare solo la luce naturale. E catturando di essa principalmente come dice, le ombre invisibili dell'alba svedese. Ora, due parole su come è stato ricevuto il film, sia da Bergman sia dalla critica, diciamo.
Allora, come detto, lui non aveva apprezzato più di tanto il film, già poco dopo la sua uscita. Di solito lui ripensa al film anni dopo, qui già dopo non era molto soddisfatto, soprattutto dall'infinale e da come lui aveva ottenuto, tra virgolette, barando quella certezza conquistata. Ora, lui ci dice però che, parole sue, la cosa migliore riguardo come in uno specchio deriva anche dalla mia relazione con Kabi. Grazie a lei ho imparato molto sulla musica, mi ha aiutato molto a trovare la forma del dramma da camera. Il confine tra quest'ultima e la musica da camera non esiste, così come tra l'espressione cinematografica e quella musicale. Infatti, come detto, Bach ha un tremendo potere di riflessione e di esternazione, si dice così, e sul significato e sui movimenti artistici e movimenti anche banalmente di trama del film, perché io adesso a parole non ammetto la mia incapacità nel descrivere quanto sia incredibile vedere queste immagini, quindi questa fotografia di cui abbiamo parlato, in unione e come se fosse veramente un ballo, proprio una danza tra le immagini e la musica. Talmente importante che il film è dedicato, cosa molto insolita, alla moglie. Infatti c'è una scritta che compare dedicato a appunto, in cui riporta la dedica a Kabi Laretei. Voglio essere un po' malizioso. Secondo me la dedica è più per l'apporto artistico che lei aveva avuto sull'influenza, perché infatti Bergman dirà che aveva voluto studiare la musica di Bach per oltre un anno, poi non lo farà, in realtà però comunque aveva studiato molto per trovare il giusto contesto musicale al suo film, e appunto secondo me la dedica non è tanto di affetto, ma più che altro di contributo artistico, come vi ricordate il discorso artista che cannibalizza i suoi affetti per la creatura, l'opera d'arte. Io ci vedo questo, mi sbaglio sicuramente. Ora, abbiamo il commento di un critico, se non sbaglio, o giornalista, Erland Thorgren, che dice quello che in sostanza vi ho già detto, quindi l'ultimo film di Bergman, Ingmar Bergman, è come un'opera da camera, costruito come un quartetto d'archi in tre movimenti, nel quale le variazioni su un tema sono eseguite da quattro strumenti. La musica composta da Bach è usata con parsimonia, il ritmo è reticente, la fotografia è in superbi toni di grigio. Come detto, è inevitabile legare questo film non solo alla musica, alla sua musica e al contesto di Bach in generale, ma anche alla sua fotografia e all'aspetto severo e scarno, ma allo stesso tempo pregno di significati che appunto lo caratterizza. Invece Nordberg, altro critico, crea una catena di legami con il cinema di Dreyer, come abbiamo sempre visto, molto influente su Bergman, sia dal punto di vista tematico ma anche fotografico, e anche il cinema di Bresson. E infatti lui dice: il risultato è un'opera d'arte che brilla di una luce più pura di qualsiasi altra dei suoi tanti film. Quindi addirittura viene elevato a opera magna della sua carriera fino ad ora. Infatti abbiamo in patria un grande successo di pubblico, un enorme successo di critica, sia in patria sia anche all'estero, anche se come sempre ci sono delle perplessità. Per esempio negli Stati Uniti sia viene definito il suo lavoro più maturo e più importante fino ad ora, ma si sollevano dubbi sull'eccessivo ermetismo e sul tema appunto religioso. E addirittura sul Time, appunto, come detto, viene definito il suo lavoro più maturo in un articolo del 13 marzo 62, e invece sul New Republic, Stanley Kaufman, il 16 marzo del 62, lo definisce addirittura confuso e anche addirittura dalla risoluzione sconnessa con la trama, che, se
se vogliamo dire della verità, era lo stesso parere che aveva Bergman, quindi scontento del finale, perché in contrasto e forzatamente esplicativo, appunto, se ve lo paragoniamo a tutto ciò che veniva prima. Ora, per concludere appunto il pre-film, il pro-filmico, diciamo, entrare nel filmico, quindi quello che si vede di fronte alla macchina da presa, e mi rendo conto, io mi scuso, perché sarò stato sicuramente confuso, per chi non ha visto il film dice, ma questo che sta dicendo? Perché avrà visto il film dirà, io questo già lo so, oppure, lo so, mi rendo conto, è mia colpa, però veramente il tempo io non lo so gestire, e anche l'amore di informazioni, imparerò prima o poi. All'ultimo episodio sarà perfetto, ve lo prometto, l'ultimo episodio quindi sarà Banda del 2000... 2000? 2? Sembra? Comunque, inizio negli 2000, sì, cioè l'ultimo episodio sarà degli anni 2000, anni 2000, qui siamo nel 60, 61, cioè, vabbè, quando finirà questa serie? Mai, vabbè, comunque, come detto, sarà perfetto. Ora, vi invito a recuperare un... Lo trovate, penso, se, pareri di, se cercate Bergman riguardo, le sue parole riguardo a questo film. Bergman fa un discorso incredibile, molto lungo, per questo non lo citerò qui, cioè lo citerò ma senza appunto leggervelo, sul rapporto tra lo specchio, proprio in questo film, l'artista e il prete, quindi fa questa triade, paragona l'artista come se fosse un sacerdote, e il suo rapporto con lo specchio, quindi il suo pubblico. È veramente un discorso incredibile che vi spingo a recuperare, però purtroppo qui il tempo corre e purtroppo si è già fatta una certa. Quindi ora parliamo del film, dei personaggi e delle sue meccaniche, anche se come detto ormai avrete più o meno capito di cosa parla e come appunto esprime i suoi temi questo capolavoro. Ora, finalmente parliamo del film vero e proprio. Come abbiamo detto già in precedenza, l'aspetto e la sostanza da dramma da camera, da Kammerspiel, che come abbiamo già appunto sottolineato, deriva sia dalla tradizione cinematografica anni 20 e 30, prevalentemente da registi europei, che a sua volta deriva comunque sia dal teatro che dalla musica, è qui anche uno specchio, un riflesso, o se vogliamo un riferimento, alle ultime opere del sommo maestro di Bergman, o comunque alla sua principale fonte di ispirazione, ovvero Strindberg. Nello specifico, abbiamo i suoi Kammerspiel, abbiamo quelli ispirati anche loro, appunto, come detto, alla tradizione teatrale che si ispira anche alle suite, quindi alla musica da camera. Possiamo citare Temporale, Il Pellicano o La Sonata degli Spettri. Addirittura in essa, appunto, possiamo rintracciare un breve episodio, ovvero la carta da parati che, illuminata appunto dai raggi solari, genera degli effetti luminosi, proprio come abbiamo detto l'idea di Bergman da applicare a prigione. Tra l'altro, ho dimenticato di citare un altro embrione di questo film, ovvero un'idea che Bergman ebbe negli anni 40, ovvero di realizzare un film su un manicomio o comunque sulla schizofrenia. E se non sbaglio, però questo dovrei ricontrollare, diciamo che prenderò con le pinze queste idee, questa affermazione potrebbe essere falsa, però adesso non ricordo, però Bergman mi pare che chiese o comunque... Sì, diciamo, chiese ad un amico che aveva appunto una figlia con questo problema di poterla, diciamo, conoscere per comunque, non dico studiarne i comportamenti, però comunque osservarla appunto da vicino per magari avere un'idea più precisa. Però questa cosa non la do per certa perché un ricordo l'ho letta da qualche parte, mi sembra sia vera. Ora, appunto, come detto, questo dramma da camera. Che tra l'altro in Italia, non so se ho citato il trattamento italiano che subì la pellicola, come abbiamo detto il titolo è più o meno quello, anche se si perde il riferimento oscuro del titolo, però diciamo che ci siamo. Chiaramente la distribuzione italiana, come potrete immaginare, fu favorita dalla vittoria all'Oscar del 62, e quindi chiaramente arrivò in Italia il film. Però fu comunque soggetto, o fu comunque oggetto di edulcorazioni e di comunque tagli di parole,
come detto, modifiche di intere frasi. Per esempio, Roberto Chisi riporta l'esempio, per esempio, riporta l'esempio di una frase di Karin che in originale dice: "Non voglio subire l'elettroshock di nuovo", e in italiano dice: "Non voglio essere di nuovo curata". Quindi, chiaramente c'è un alleggerimento della. Il riferimento sia alla condizione di Karin, sia alla discussione teologica che comunque si avviene più verso il finale del film, però non ci sono stravolgimenti preponderanti. Ovviamente consiglio, se proprio, cioè se riuscite a sopportare, perché mi rendo conto che per alcuni può essere invalidante, se riuscite a vederlo prima, magari in lingua originale, o comunque avere entrambe le visioni, quindi magari la prima volta vederlo in italiano e la seconda volta recuperarlo in originale con i sottotitoli, perché comunque sono cambiamenti da poco, però a mio parere possono snaturare quella che è una visione che può essere appunto preziosa. Quindi, come abbiamo detto, questo dramma da camera si divide in dei binari che sono i loro quattro protagonisti, no? Quindi questa storia che deriva dai personaggi, cioè non è che è un contesto che genera la storia, ma sono proprio i personaggi il nucleo, sia narrativo sia emotivo della storia. E questi quattro personaggi appunto si dividono in due principali e due secondari. I principali sono chiaramente Karin e David, quindi madre e figlia. E sì, padre forse, potrebbe essere il padre. E ho detto madre, non, è un lapsus freudiano perché la stavo per citare, quindi padre e figlia, e quelli, i binari, diciamo, minori sono appunto Martin, quindi il marito di Karin, che è questo medico che l'aveva curata, quindi infatti Karin si trova in questa condizione di riabilitazione, cioè esce da una cura, e questo Martin si è occupato di lei, tanto da sposarla, ma è andato oltre, perché vediamo questo personaggio interpretato da Max von Sydow, che si è praticamente annullato, è un. Non voglio essere aggressivo, dire che è una ameba, però diciamo è un personaggio molto debole, sia negli atti sia nelle parole. E quindi è chiaramente un personaggio minore se vediamo il macrocosmo o il microcosmo dell'isola di Forò. E un altro personaggio minore, quindi lui è minore, quindi lui è subalterno, possiamo dire, a Karin. Invece chi è subalterno, sia in realtà anche a Karin, però principalmente a David, o David, è Minus. Infatti già il nome lo dice, Minus è appunto il. Vuol dire minore, e non solo perché lui è il figlio più piccolo di David, ma anche perché lui è proprio subalterno e schiavo del suo rancore e dell'assenza di comunicazione genitoriale. Ma su David e il suo rapporto con i figli torneremo più avanti. Ora, prima ho citato la madre perché la madre di Karin e Minus, quindi la moglie di David, è morta tempo fa e aveva la stessa malattia che ha ora Karin, quindi possiamo dire Karin ha ereditato il malessere della madre. Infatti, questo malessere, che può essere tradotto in vari modi, secondo me, questa malattia, questa schizofrenia, può essere tradotta in questo fantasma della madre che aleggia ancora, come un fantasma, diciamo, una persona che non trova pace dopo la morte perché è stata pesantemente, diciamo, non solo danneggiata, ma anche proprio a cui è stato fatto del male, da principalmente Davide, quindi è stata trascurata. E appunto questo male che affligge Karin è come se fosse il suo spettro che ancora è presente sull'isola, o comunque tra di loro, nella loro relazione. E la malattia, come detto, di Karin è sintomo di moltissime cose, è chiaramente sintomo di una ricerca malata di Karin, ma anche degli altri personaggi, così come del suo autore, creatore, Bergman, di questa religiosità che infatti attraverso la malattia troverà una risposta al dilemma, se vogliamo, della solitudine dell'uomo, quindi verso Dio, ma una risposta terrorizzante. Quindi, come detto, adesso ci concentreremo, sul film partendo appunto dai suoi binari, i suoi perni, attorno a cui ruota la vicenda. Io direi di partire da Karin per poi appunto andare da David e quindi trattare il film in toto e diciamo concludere la tortura a cui vi sto sottoponendo. Ora, come abbiamo detto, Karin è una donna sposata, ma pur essendolo, ha chiaramente dagli atteggiamenti che riceve
dal padre e dal marito, è chiaramente considerata una, a causa proprio della sua malattia, ancora una bambina, cioè trattata proprio da quasi fosse un infante. E lo stesso modo, tra l'altro, lo stesso trattamento lo subisce il fratello Minus, questa volta diciamo per età, però anche proprio per superficialità nei rapporti. E infatti i due condividono un'adolescenza priva, o comunque una vita in realtà priva di una figura genitoriale vera e propria, un po' per la malattia e poi la morte della madre, quindi la sua assenza, e l'assenza vera e propria di David, cioè questo padre che nel suo egoismo da artista e da persona piuttosto negativa ha trascurato i figli. Quindi diciamo che la malattia è anche sinonimo di assenza e, se vogliamo, Minus è affetto, diciamo, dalla stessa schizofrenia, tra virgolette, nel senso che egli sente molto questa mancanza e vedremo poi come la esprime diciamo, diversamente da Karin. E i due, infatti, condividono molto tempo insieme durante il film. Diciamo, ricordiamo, il film è 24 ore su quest'isola, inizia all'alba e finisce il giorno dopo. E i due, prima lei, appunto, nella sua, diciamo, variabilità, possiamo dire così, lo stuzzica varie volte, sia a livello comunque, diciamo, ironico, ma anche a livello temi un po' più scottanti, se vogliamo, nel senso a livello sessuale, perché Minus, come detto, è chiaramente represso come adolescente, un adolescente che non riesce a confrontarsi proprio con l'altro e quindi è bloccato in se stesso, è molto chiuso in se stesso e prova vergogna in tutto ciò che, diciamo, vuol dire rapportarsi con l'altro proprio per questa mancanza che ha subito. E infatti in due inizierà il loro rapporto, diciamo, ambiguo con le provocazioni di lei, che culminerà in un amplesso, possiamo dire, incestuoso, in un relitto. Appunto nel relitto di Kate Bergman citava in una delle interviste che vi ho riportato. E questo amplesso incestuoso in cui loro prima si rifugiano lì dentro, questo relitto che non è altro che una specie di utero marcio che contiene questi due ragazzi, questi due, in realtà quasi adulti, ma che non sono mai cresciuti, queste due figure infantili, ma infantili in modo distorto, che appunto dentro in quest'utero materno, spettrale, consumano il loro rapporto incestuoso, che è, possiamo dire, una situazione innaturale, chiaramente, ma innaturale nella loro situazione di totale smarrimento, spirituale ed esistenziale. Infatti, qualcosa che ci testimonia la loro, diciamo, il loro essere deviati, tra virgolette, è proprio il fatto di non saper mentire. Nel senso che questa riflessione viene principalmente anche da Sergio Aricco nel suo libro, come ci, appunto, ci spiega, comunque ci mette a risalto il fatto che, pur essendo infantili, loro non sanno mentire. Cioè, di solito la menzogna è un privilegio che spetta, appunto, come detto, ai bambini. Ma loro, essendo infantili, non naturali, ma delle persone bloccate in un'infanzia distorta, sono appunto contortamente affetti, in maniera appunto contorta, da patologie che scaturiscono o comunque generano in loro percorsi immaginativi. Karin, nella sua schizofrenia, avrà appunto delle visioni che culmineranno verso la fine del film, che adesso approfondiremo, e invece Minus, che durante il film, nello sforzo più sfrenato di, diciamo, attirare l'attenzione, anche la più misera cenno di approvazione del padre, metterà anche in scena uno spettacolo teatrale che appunto parla di un poeta, se non sbaglio, e di una principessa spagnola. Adesso non vorrei, vado sul vago, non vorrei sbagliarmi, che appunto muore e chiede al poeta di seguirla nella tomba, ma il poeta appunto avrà paura di seguirla, quindi rifiuterà l'amore. Però vediamo che durante la rappresentazione, questo piccolo spettacolino che Karin e Minus hanno preparato, il padre viene spesso inquadrato distante e
diciamo, quasi stufo della situazione. Questo possiamo dire è una, chiaramente una sinecdoche del rapporto intero tra i tre. E appunto, proprio la menzogna e comunque l'inventare diventa prerogativa non tanto dei bambini, ma dell'adulto, dell'artista, artefice e cannibale delle vite altrui, quindi David. Dunque, appunto, Karin ha questa affetta da questa schizofrenia e ha, quindi come la schizofrenia ci insegna, o comunque come la definizione di schizofrenia ci insegna, è sottoposta a questo sdoppiamento esistenziale a cui chiaramente non riesce a reagire nella sua condizione di, diciamo, minorità, possiamo dire di inferiorità, e non riesce a distinguere appunto queste due, diciamo, dimensioni, la dimensione del reale, della realtà e delle sue fantasie, dove prima ha delle visioni che poi si tramuteranno in incubi. E questa malattia, che in realtà diventa, anche malattia spirituale, perché le illusioni che lei vedrà nella soffitta e ciò che si cela dietro la porta sono illusioni che non solo terrorizzano la povera Karin, ma che hanno a che fare col, appunto con la dimensione spirituale. E infatti, se noi credevamo di vedere come in uno noi credevamo in realtà di avere la certezza di quello che vediamo, quindi Bergman aveva la certezza di aver trovato Dio, in realtà si rende conto di vedere come Karin, che vedrà non Dio, non vedrà Dio, ma vedrà il suo riflesso distorto, quindi la sua malattia riflessa, appunto si accorgerà di vedere come in uno specchio, quindi in maniera oscura e distorta. Infatti nel culmine della sua schizofrenia, avrà un incubo in cui la porta, lei si chiuderà in soffitta e dice: prima aveva detto di vedere oltre la porta questi fedeli in attesa, no, di Dio, questi volti nella carta da parate oltre questa porta che attendono Dio, ma poi la porta si apre sul finale del film quando appunto sta arrivando l'elicottero che la porterà di nuovo in ospedale e lei ne rimarrà terrorizzata. Infatti troveremo un qualcosa che poi vi descriverò, ma che non è altro che l'ennesima materializzazione della paura di Bergman, quindi questa sua ricerca e del capire che la ricerca non è finita, ma che è, cioè di realizzare al momento che la ricerca continuerà, ma che al momento è non ha portato a nulla. Quindi ritrovare un riflesso sbiadito ed oscuro. E infatti la conclusione, quella dove padre e figlio, a cui torneremo dopo, arrivano, quindi dove Dio verrà trovato, è chiaramente in contrasto con questo climax del film, in cui l'unica cosa che si è trovata è un riflesso orrido e spaventoso. Infatti, come detto appunto, il climax, questa speranza che in realtà viene negata, quindi la certezza conquistata, ma che in realtà viene rovesciata in un incubo che diventa realtà, Karin dice di aver, dopo che terrorizzata, racconta di aver visto Dio, ma in forma di uno schifoso ragno con degli occhi freddi e calmi, che addirittura avanzava verso di lei e ha cercato di possederla. E che appunto lei si è ribellata e il ragno poi ha continuato a salirle addosso e è salito sulla parete. Mentre appunto c'è questo paragone, in realtà quasi da montaggio formale, quasi da, diciamo, da sovrapposizione di immagini tra il ragno Dio e l'elicottero che la sta per riportare, al manicomio, comunque alla struttura psichiatrica. Ecco, immaginate piccolo off topic, immaginate un ragno, quindi Dio sotto forma di un ragno mostruoso, una tarantola mostruosa che cerca di violentare la protagonista del film. Secondo voi, in Italia, come è stata presa questa cosa? Benissimo, secondo me. Appunto. E ovviamente dove avviene la visione, quest'incubo, dove si materializza l'incubo, la visione, come in uno specchio, si materializza nel luogo speculare al relitto sulla spiaggia. Quindi a questa soffitta che è chiaramente anch'essa
luogo o trasfigurazione della mente malata di Karin. E chiaramente non possiamo fare altro che chiederci se ciò che ha visto lei non è altro che il suo riflesso, il riflesso nello specchio oscuro della sua follia, perché vi ricordo, vediamo ora come in uno specchio, in un'ombra, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso io conosco imperfettamente, ma allora conoscerò appieno come sono conosciuto. Questo appunto è il passo della lettera ai Corinzi, a cui il film prende, da cui appunto il film prende il titolo. Ora, prima di passare a David in maniera piuttosto, spero, rapida, vi voglio citare come Catherine Wheatley racconta questo episodio, però io, pur raccontandovelo e pur non stando proprio dietro la trama, questo lo faccio più che altro anche per spingervi a rivedere o vedere il film, perché anche sebbene abbiamo sviscerato, comunque stiamo sviscerando in pieno il film, non è chiaramente da uno spoiler o comunque da un racconto di ciò che succede che la visione viene rovinata, anzi verrà secondo me rafforzata nel poter trovare differenze o comunque punti in comune. Infatti, Catherine Wheatley scrive: all'apice del film, Karin seduce suo fratello prima di subire ciò che sembra essere un esaurimento. Salita in soffitta, si inginocchia e aspetta l'arrivo di Dio. Un'eliambulanza, chiamata da David e Martin, si intravede dalla finestra e fa tremare la stanza. Una porta si spalanca da sola e Karin si alza con impazienza per poi cadere nell'orrore. Inizia ad urlare in maniera incontrollata ed è immediatamente bloccata e sedata da David e Martin. Quando l'attacco finisce, lei dice a loro di aver visto Dio, che le è apparso sotto forma di ragno e che ha provato a violentarla. Io l'ho visto in faccia, ho visto un viso repugnante e gelido, dice lei, un attimo prima che la sua famiglia la accompagni all'elicottero che la porterà ad un manicomio. Alla fine di quest'incubo, la rassicurazione che Davide offre a suo figlio, ovvero che Dio è l'amore, suona terribilmente vuota. Ecco, chiaramente poi continua citando quello che vi ho già citato io di Bergman, cioè quello che aveva detto lui a Bergman a Victor Sjöman, quindi lei, adesso ve lo leggo tutto comunque per collegarci poi a David. Infatti Bergman scrive: quando lo scrissi pensavo che avrei trovato una reale prova dell'esistenza di Dio. Dio è l'amore, Dio è tutti i tipi d'amore, anche nelle sue forme più perverse, e la prova della sua esistenza mi diede un grande senso di sicurezza, ma appunto durata solo fino a quando non ho iniziato a girare il film. E riprende la Wheatley: dunque non sorprende il fatto che il finale del film non sia convincente come affermazione positiva. La luce sul mare è quella del tramonto, non di un nuovo inizio, o comunque di un'alba, ma una fine. Inoltre la vista oscurata attraverso una finestra. Anche la presenza di Karin è avvolta da vetri oscuri, mentre il veicolo su cui si trova si alza in cielo. Una preoccupante dissolvenza la fa scomparire dalle nuvole, mentre il mare rimane calmo, indisturbato. Alla fine, gli occhi lucidi di Minus, da tempo trascurati, dichiareranno che, finalmente, papà mi ha parlato. E lei appunto commenta: è un cliché che chiude il film su una nota, il quale il regista stesso avrebbe scoperto essere falsa. Dunque, il film, come detto, si chiude in questo modo, ma si chiude proprio su una, possiamo dire, menzogna, o comunque sul tentativo banale e superficiale di trovare una fine alla ricerca sia dell'autore Bergman, ma che di cui appunto si pentirà di questo finale posticcio e superficiale, ma soprattutto dell'autore di cui appunto parleremo ora, ovvero di David, che è interpretato in maniera allucinante da Gunnar Bjornstad. Ora, questo padre di famiglia, se così si può chiamare, già da inizio film ci fa capire come tutto quello che ha fatto è stato un errore. Nel senso che da inizio film lui è tornato da un viaggio e da questo viaggio
lui sta per, appunto, tornato, quindi sta per ripartire. Quindi lui ha lasciato la famiglia, ha trascurato i figli, ma sta per, appunto, ripartire, reiterando questo suo, errore, perché lui era uno scrittore, è un uomo profondamente debole, è come se fosse la debolezza personificata, è una persona proprio che. E non solo la debolezza, ma anche l'errore, cioè quello che non si deve fare quando si è un padre di famiglia. È una scena emblematica che lo descrive appieno. Ecco, se proprio cercate il modo di descrivere un personaggio, un carattere, un insieme di sensazioni, di comportamenti con una singola scena, andate a vedere l'inizio del film quando lui, appunto, dopo che sono riuniti a tavola i personaggi, ha portato dei regali. Diciamo, alla famiglia, ma si vede uno che lo ha fatto senza sentimento, cioè sono dei regali che ha comprato all'ultimo momento e che è proprio come se, non solo come un obbligo, ma proprio come un contentino. Quindi lui cerca di rimpiazzare la sua presenza, il suo affetto negato con del bieco materialismo, tra l'altro neanche. Da qui appunto manca proprio freddo, sia come atteggiamento che proprio come materialismo. E nella stessa scena, mentre appunto loro aprono i regali, lui si rifugia in casa e isolato piange. Ora, una piccola nota sui silenzi, perché i silenzi in questo film sono altrettanto cruciali quanto la musica, sono tantissimi e si. Vengono proprio in risalto con non solo la vuotezza che è presente, questo baratro che c'è tra quei personaggi, la mancanza affettiva che c'è, ma appunto sono anche il riflesso, della vuotezza, appunto esistenziale propria, interiore del personaggio, quindi sono importantissimi tanto quanto le musiche. Ora, di lui cosa sappiamo? Sappiamo che è un manipolatore. È appunto un menzognero, che ha sfruttato a fini letterari, quindi per la carriera, ha sacrificato in maniera proprio letteralmente, ha sacrificato la famiglia per la carriera, quindi ha sfruttato la malattia della figlia per scrivere romanzi, di successo. E addirittura lo chiamo manipolatore non a caso, perché quando appunto Karin scoprirà questa cosa, in una scena tra l'altro stupenda, c'è questa scena dove lei trova il diario, e c'è appunto la musica di Bach in sottofondo, e lei che rimane traumatizzata dal ritrovamento, e quindi ciò che porterà appunto a riaccendersi del trauma e della malattia, lei lo racconterà al marito, ma appunto Martin, che è uscito a pesca. Mi sembra sia a ritirare le reti, comunque a pesca con David, lo accuserà, diciamo, di questa cosa. Ma uno, Martin, come abbiamo detto, è anch'egli molto debole, non ha una forte personalità. E due, David è un abilissimo, mentitore e manipolatore del discorso. Infatti, rigira, come possiamo dire, l'accusa e la fa diventare. Quasi un discorso di pietà verso di sé. Infatti racconta a Martin che in Svizzera lui è stato vicinissimo a suicidarsi, ha tentato il suicidio e che in questo periodo è come se fosse un peccatore in fase di conversione. Infatti chiede perdono a Karin. E infatti il culmine di questo, diciamo, suo percorso come di redenzione, tra virgolette, è sul finale quando per la prima volta, forse nella vita, sicuramente nel film, forse probabilmente nella vita, si apre con il figlio Minus, e apparentemente rompe l'incomunicabilità, dicendo appunto dicendo, affermando quella che è la chiave di volta del film. E dell'opera bergmaniana, quindi l'amore, quindi l'affetto tra esseri umani, l'empatia, che è per lui l'esistenza, o la prova, o comunque l'appiglio che lui si dà per la prova dell'esistenza di Dio. Quindi Dio è amore e tutti gli atti d'amore, appunto, vuol dire che Dio esiste per dove c'è amore. E appunto Minus chiederà quindi, Dio circonda Karin perché noi l'amiamo, vero?
E lui appunto risponde e dice che questa è la sua unica certezza, l'unica cosa che lo evita di far sprofondare. Però in realtà possiamo vedere comunque un discorso costruito non tanto per rassicurare il figlio, ma un po' per lavarsi la coscienza. E appunto letteralmente lui dice: Dio è la certezza che l'amore esiste come cosa concreta in questo mondo di uomini. Non so se l'amore dimostra l'esistenza di Dio o se l'amore è Dio stesso. Questo pensiero è il solo conforto alla mia disperazione. È come essere graziati in punto di morte. Ora, come detto, questo discorso non solo è posticcio o comunque è un momento piuttosto stonato nella sinfonia che è questo quartetto d'archi che è il film, che è l'opera, ma anche mi sembra appunto costruito in quanto diciamo didascalico e appunto dettato, costruito da un maestro dell'arte della menzogna verso il figlio bisognoso di un contatto con il padre. E infatti il figlio uscirà, come vi ho letto prima, ne sarà estasiato e dirà, e si concluderà con la sua frase: papà mi ha parlato. Però probabilmente quelle parole non sono altro che un'ennesima dimostrazione della menzogna e della, diciamo, della tragedia che questo rapporto padre-figlio ha generato e continuerà a generare. E ovviamente questa ricerca, che non è così facile da trovare come soluzione, perciò è una menzogna chiaramente, continuerà per tutta. Già iniziata, ma è un sottotesto per l'intera opera bergmaniana, ovvero la sottotraccia dell'amore come possiamo dire sineddoche di un qualcosa di più ampio, ma è anche testimonianza del modo di fare di Bergman. Quindi lui non vuole dare soluzioni come qui il padre dà, perciò ancora avvalla la mia tesi di menzogna, perché Bergman non vuole mai dare la soluzione comunque a chi lo ascolta, ma vuole far riflettere, come se vi ricordate il pittore nel Settimo Sigillo, quando dipingeva gli affreschi, no, della morte, il pittore che era chiaramente un alter ego di Bergman, e lo scudiero Jones lo dice, gli diceva: ma così li farai, diciamo, li terrorizzerai. E il pittore diceva: io voglio solo farli riflettere, non mi interessa quello che pensano. E qui appunto Bergman ci offre una soluzione a buon mercato che chiaramente non è credibile. Ovviamente è un personaggio divorato, David, dai sensi di colpa per la morte della madre, e come abbiamo detto un esempio molto, se vogliamo anche in maniera erronea, esplicito dell'artista, dello scrittore che vampirizza, o noi abbiamo usato il termine cannibalizza, i suoi cari per la sua arte. E questo ovviamente è chiaramente testimone del suo estremo egoismo, poiché ignora le critiche altrui o comunque anche la presenza altrui, e non solo si serve dell'altro, ma abbiamo in lui anche una lotta interiore, se vogliamo, testimoniata dal pianto o comunque dalle scuse, anche se posticce, di un senso di colpa che lotta appunto contro il suo egoismo preponderante. Però questo senso di colpa che comunque viene, diciamo, viene quasi sconfessato dalla sua volontà di voler ripartire, no? E addirittura Gunnar Bjornstrand lo definirà in un'intervista del 12 novembre del 79 come uno spietato autoritratto dell'autore. In realtà, chiaramente, ne viene fuori una descrizione spietata, una descrizione piuttosto cruda di un artista come parassita della sofferenza altrui, un artista che è frustrato ed insoddisfatto, che appunto riversa questa sua frustrazione e insoddisfazione nell'ignorare, anzi trascurare il figlio nella vita, però qui lo vediamo trascurare nell'arte dell'apparizione dei fantasmi, cioè lo spettacolo che Minus mette in piedi, diciamo, per
per farsi notare, per far vedere che lui esiste, per creare un contatto. Quindi qui da una parte ignora e trascura un figlio, dall'altra è legato a doppio filo alla malattia che lui magari ha generato o comunque ha aiutato ad accrescere della figlia e di cui si è servito per berne, diciamo, il sangue del successo professionale. In ultimo, per confermare e non ribaltare la tesi, possiamo dire che dopo il discorso, appunto il discorso finale al figlio, non solo non c'è redenzione, ma c'è una volontà di perpetuare la colpa che lui, in maniera a questo punto possiamo dire consapevole, porta avanti da tutta la vita, prima verso la moglie e poi verso i figli. Quindi illude, in ultimo, illude il figlio che ha un estremo bisogno di contatto paterno. Lui lo illude e lo distorce. Infatti, mentre noi vediamo la camera si concentra su Minus che dice finalmente papà mi ha parlato, magari dietro vediamo un David pronto ad andarsene di nuovo e a confermare come l'assenza di sentimento, di contatto, quindi di solitudine, sia il nucleo di questa marcescenza che permea l'essere umano bergmaniano. Bene, anche questa volta abbiamo finito. Ora mi rendo conto che il film scena per scena non è stato portato a voi con un'analisi, ma sia per scelte di tempo, sia per scelte di comunque volontà mia di portare in analisi particolari sequenze, ho preferito, come detto, concentrarmi solo su alcuni aspetti, ma anche per magari lasciare a voi il piacere della visione e della scoperta, citando qualcuno. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, mi dispiace come detto per la lunghezza e soprattutto per la durata temporale che intercorre, questa parentesi temporale infinita che intercorre tra un video e l'altro, il prossimo veramente non so quando uscirà perché è un film complicatissimo che adoro e che vorrei che sia fatto alla maniera, nel miglior modo possibile perché è un film a cui tengo tantissimo. Ovvero appunto Luci d'inverno. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, commenti, mi piace, non mi piace, pareri, quello che volete. E niente, vi rimando al prossimo video, buona continuazione e arrivederci.